Dal 25 dicembre fino all'Epifania, appuntamento al Teatro delle Palme con la tradizionale cantata dei pastori, in scena la favola di Razzullo e Sarchiapone, interpretati da Benedetto Casillo e Giovanni Mauriello. Una versione esilarante del racconto di Natale con la regia di Massimo Andrei e le musiche di Carlo Faiello, che ripropone la comicità, i canti e le musiche della tradizione popolare. Sarà uno spettacolo certamente molto allegro, ma anche di una grande musicalità e godibilità. Noi abbiamo formulato un nuovo allestimento che dovrebbe consentire, secondo me, un gran divertimento, ma anche, devo dire, rispetto ad altre cantate, con una intensità emotiva e anche di fede che ha rappresentato il regista Massimo Andrei di questa cantata dei pastori. Lo spettacolo, presentato in sala giunta con l'assessore alla cultura Nino Daniele, vuole avvicinare i più giovani alla cultura e alla tradizione napoletana e sarà accessibile al costo ridotto di 13 euro per ragazzi fino a 30 anni. La cantata dei pastori è un grande spettacolo della tradizione, soprattutto della tradizione popolare, perché poi a un certo punto è il popolo stesso che si impossessa di questo testo, in qualche modo lo arricchisce, lo costruisce, vi trasferisce dentro emozioni, problemi, contraddizioni, miti, riti, a volte anche blasfemi, a volte anche eretici. Vogliamo consentire ai giovani l'affermazione e la conoscenza della tradizione che normalmente viene mantenuta solo dai più anziani. Ecco, i giovani devono vedere che cos'è questa cantata, che rappresenta il nostro passato, io penso, non dico il nostro futuro, ma il nostro presente sicuramente. Un'edizione particolare della rappresentazione di Razzullo e Sarchiapone è prevista inoltre la sera del 30 presso lo spazio comunale in piazza Forcella.